ragazzi, io sono Feriniti. E io sono Steph, e dopo un sacco di tempo torniamo a fare un video di Would You Rather, ma questa volta li ho scritti io. Cioè, ho scritto preferiresti questo o quest'altro, okay. E sono inventati da me, quindi sono super personali, di conseguenza ci metteranno un sacco in difficoltà, cioè sono abbastanza cattivi, e sarà divertente. Fere non ne ha idea, io li ho scritte, però mi auto-metto in difficoltà, quindi può essere simpatico. Nei commenti, se vi piace, magari fateci altri preferiresti personali per noi, certo. Ne selezioniamo altri e facciamo un altro video del genere che potrebbe essere carino. Allora, partiamo. Allora, io non sto guardando lo schermo, okay. Sto guardando... Ti leggo io il primo. Leggimi tu, vai. Allora, preferiresti cancellare TPOC o 2 players on console? Adesso abbasso lo schermo così non puoi vedere. Niente, che cattiveria, porca miseria, siamo proprio dei pro qua. Vai. Non lo so. Perché, allora, se mi avessi incluso tutti e tre i canali ti avrei detto Steph Fere. Lo dico, no, sono sincero. Va bene. Ma non perché non mi piace questo canale, ma perché in questo momento è una fase di transizione, quindi non sono super soddisfatta dei video che stiamo facendo, quindi tra i tre è il canale di cui sono meno felice. Ma... Non lo so. Perché adesso, allora, posso fare un ragionamento all'indietro? Allora, su 2 players mi diverto un sacco a fare i video, okay. No? Comunque, tipo la serie nuova di GTA che stiamo facendo mi piace un botto, quindi sono quelli dove mi diverto di più. Su Minecraft, però, in questo periodo stiamo facendo un sacco di video costruiti fighissimi, quindi mi stanno piacendo molto anche quelli, quindi non lo so. Allora, ne scelgo una così, però non do la motivazione. Vai. Tipo. Ok. Perché io... mi sento più rappresentata da 2 players, forse, non lo so, okay. Cioè non ha senso. Do una risposta basata sul prospetto futuro, proprio puro lavorativo, perché... Dai, però deve essere personale la risposta. E vabbè, quindi sugli interessi lavorativi... No, sarà che poi 2 players, essendo comunque il mio primo canale, ci sono un po' più affezionata, cioè... Infatti a livello emotivo secondo me è facile. A livello lavorativo vi posso dire che credo che TPOC sul lungo termine sarà più importante di 2 players su un console. Sì, quello lo credo anch'io, però ci sono proprio però cioè 2 players è il mio primo progetto, quindi esatto. Numero 2. Hai visto la difficoltà? Questa è più cattiva. Vai. Preferiresti tenere Nino o Camille? Non c'è risposta a questa domanda, Steph. No, non c'è risposta. Non puoi. Dovete sapere che è una diatriba interna di noi casa. Noi tutto ce lo facciamo. Chi preferisci, Nino o Camille? E io inizio. Ah, Nino è bellissimo, però forse è un po' più bella Camille. Ma Nino ha il carattere migliore, però Camille fa più ridere. Quindi inizio così, non so dare una risposta. Esatto, quindi gliel'ho messo così per divertirci. Perché sono troppo diversi, sia di aspetto sia di carattere. Sono completamente uno, lo posso il sole dare e la luna. Esatto, letteralmente. E quindi ognuno ha le sue caratteristiche, per cui ovviamente sono innamorata di entrambi. Io... credo che ho quel 5% in più su Nino. Sì, tu sì. Però anche poi con Camille, sei sempre che ti corichi insieme a lei, sempre che te la sì, coccoli. Sì, sì. Infatti, nell'adorare entrambi, credo che c'è quella minima preferenza. No, secondo me questa, adesso non voglio dire una fesseria, però è come quando chiedi a un genitore se preferisce un figlio secondo piuttosto che un altro. Secondo me più volte capita lì che hanno la risposta. Però secondo me più o meno è quello, cioè vuoi benissimo entrambi, non puoi scegliere tra due tuoi figli. Ovviamente i gatti, anzi sì, sono miei figli. Chi andiamo dice avanti. Che nella vita non posso essere una gattata? Allora, preferiresti vai. Pubblicare un solo video alla settimana bellissimo oppure 10 video alla settimana carini? Un solo video alla settimana bellissimo. Non è quello che facciamo. Però preferirei quello. Ok. Ok, quindi sono in una fase in cui sono focussata mentalmente nel migliorare la qualità dei nostri canali. Ok. Quindi in questo momento sono più propensa a voler fare video però più belli. Però sentiresti di essere in grado di pubblicare un solo video a settimana che giustifica, cioè che ha una qualità talmente bella da giustificare il fatto allora... che ne fai solo uno? Non so com'è, raga, questo video stoppo i video, cioè ho bloccato tutto. Non ce la può fare. E dicevo, quindi un solo video può essere abbastanza bello, perché pensa rispetto alla concorrenza, capito? Che pubblicano magari 7 video, 10 video, 14 video alla settimana, tu dici riesco a essere soddisfatto di uno che è talmente bello che dico sono a posto? Beh sì, più tempo per pensarci potrebbe essere, noi ne pubblichiamo 21 alla settimana, quindi lì non è che riesci a pensare così tanto alla qualità perché devi pensare alla quantità in questo caso. Io sono per 10 carini perché è proprio anche per me stimolante a livello lavorativo. Sì, però arrivato a questo punto vorrei fare video più belli, quindi forse preferirei concentrarmi su pochi fatti meglio. La direzione è che stiamo cercando di fare 21 figli.
Però è un casino. Però in linea generale penso sempre più ai 10 carini, perché vorrebbe dire che se c'è tipo Fortnite e Minecraft che mi piacciono in un certo momento, posso fare entrambi. Con un video sono spacciato, cioè una sola cosa posso fare, quindi mi sentirei troppo, troppo chiuso. Prossima. Allora, preferiresti registrare soltanto Fortnite o soltanto Minecraft? In questo momento soltanto Minecraft. Magari 2 mesi fa ti avrei detto soltanto Fortnite. Uguale. Sì, uguale, sì, sì. Uguale, uguale. Perché Fortnite, sinceramente, l'ultima stagione è stata un po' meh. Sì, ogni tanto ha ti pesa. Ha questi periodi in cui ti delude, quindi ti pesa. Sì. Invece con Minecraft in questo momento stiamo facendo dei video di cui sono abbastanza soddisfatta, perché stiamo ancora puntando a migliorare, quindi al momento preferisco quei video. Ok, allora, prossima. A YouTube, ok, parliamo di un solo social. Preferisci utilizzare soltanto Instagram o soltanto TikTok? Quindi YouTube ce l'hai, però puoi usare un solo social everywhere of the world. Oltre YouTube, ovviamente. Oltre YouTube. Tra TikTok e Instagram ne puoi usare uno. Vabbè, partendo dal fatto che li usiamo troppo poco. Che li usiamo poco, ma vabbè, in questo periodo è anche giustificato. Forse TikTok, stavo riflettendo, forse TikTok. Allora, io dico la mia veloce. Odio fare le foto. Mm-hmm. Cioè, non mi ci vedrei mai a farmi magari servizi sempre belli in cui devi. Perché poi alla fine su Instagram ti seguono quando fai le foto belle, non come quando le facciamo noi, capito? Allora. Però per comunicare è meglio Instagram, perché le storie, capito? Io come contenuto feed, quindi che pubblichi ufficialmente qualcosa, preferisco TikTok. Okay. Perché posso fare lo scemo invece che il figo, ok? A me non piace sto concetto di fare i fighi nella vita, poi c'è una vita che è davvero porca miseria, poverino, dovrebbero accarezzarti da quanto fai pena, ma fai le foto basta! Per fare il figo. Però, a livello invece di storie, mi piace molto Instagram, perché puoi dire una scemenza al volo che sei che scompare. Cioè, insomma, mi piacerebbe TikTok con le storie. Sì, sono d'accordo. Tanto prima o poi arriva, secondo certo me. Certo che arriva, certo. Si capisce che vuole prendere molto più mercato, quindi ci arriva. Quindi mi aspetterei anche questa cosa. Sarebbe un po' strana, però penso che arriverebbe. Quindi così, that's it. Prossima. Allora, Vai. Preferiresti guadagnare tanto con video che ti fanno schifo o guadagnare poco con i video che ti piacciono? Devo dire la verità. La verità. O quello che è. Siamo qua per dire la verità, non per fare i carini. Non dobbiamo fare gli Instagrammer. Guadagnare tanto con video che mi fanno schifo. Non lo so, Vabbè. Abbiamo rifiutato tante cose. Sì, vabbè, poi parliamo noi, infatti. Beh, abbiamo rifiutato soldoni per cose che non ci piacevano. Quindi. Sì, abbiamo rifiutato davvero tanto. E guarda che difficile. Cioè, probabilmente. No, beh, in effetti sì. Perché adesso ti dico, cioè vabbè, chi è che non pensa ai soldi? Cioè non è che voglio, sono sicura che ognuno di noi pensa ai soldi, perché ognuno di noi dentro di sé magari sogna la bella casa, la bella auto, qualsiasi cosa. Io sogno la bella casa, ad esempio, voglio una casa bellissima con giardino e piscina. Ok. E quindi per quello voglio soldi, perché poi queste case costano. Però, no, beh, in effetti, poi alla fine è come difficile. Effettivamente mi comporto sono più le cose che rifiutiamo. La nostra direzione che quelle che è cercare di essere soddisfatti qualitativamente di quello che facciamo, cercando di far comunque più soldi possibili. Quindi cerchiamo un compromesso di una via di mezzo costante. Alla fine è quello che facciamo. Perché poi però, anche i soldi sono importanti. Però ci sono cose dai. Che hanno rifiutato, che veramente porca miseria, i soldoni, perché ci faceva schifo, tra l'altro cose in TV, eccetera, eccetera. Quindi sì, ci che limitiamo abbiamo tanto. Tante di queste proposte le abbiamo sempre però rifiutate. Se fosse proprio una scelta assoluta, preferirei fare i soldi e fare video che fanno schifo, perché poi con i soldi fare qualcosa di esatto, video. Volevo arrivare a quello, magari i video ti fanno schifo, ma poi con i soldi li investi per fare un lavoro migliore, esatto. Un altro lavoro in esatto. Cui puoi comunque esprimerti meglio. Esatto, assolutamente. Poi, vai. Allora, tu preferiresti continuare YouTube anche a 40 anni, cambiando format, stile, eccetera, eccetera, o mollare completamente YouTube? Senti che belle domande, è bello sto preferiresti, Ci stiamo divertendo. Allora, cambiare stile, quindi magari facciamo un esempio, tipo un canale come quello di Galeazzi, che comunque è una persona adulta. Super adulta, penso abbia poco più di 40 anni, non ho idea, però penso abbia poco più di 40 anni, non è fuori luogo su YouTube, quindi no, detto, far qualcosa, lo seguo pure, far qualcosa che ha quella coerenza lì, capito? Quindi una coerenza per l'età che hai. Per l'età che hai o anche per quello che senti di esprimere. Esatto, sì. No, forse preferirei smettere di far video. Ok. Non mi ci vedo a 40 anni ancora a fare. Cioè, poi non lo so perché, cioè, ci manca ancora tanto tempo, ovviamente. E ovviamente anche nel giro di 2 anni la nostra vita cambia in continuazione. Viviamo una vita molto veloce, molto in movimento, molto piena di opportunità che ti fanno cambiare idea anche il giorno dopo.
Però in questo momento non mi ci vedo a 40 anni a far video. Ok, ok. Cioè preferirei vedermi come una persona che ha un altro tipo di carriera, non corriera. Quindi sempre lavorando ma in un altro settore. Io mi ci vedo così a 40 anni. Io mi ci vedo che magari YouTube lo faccio ma non per il guadagno. Anche, cioè, anche. Ho totalmente il guadagno con un'altra azienda, con un'altra attività eccetera eccetera. E YouTube è una forma di comunicazione che ti tieni come sta facendo Fedez in Muschio Selvaggio. Esatto, ma, okay. Beh sì, cioè, sì, non, sì, non sì. È soldi lì, non sì, è, ad esempio se non ci è pensi anche lui. Il format di Muschio Selvaggio non ha età. Mm-hmm. Lo può fare lui, lo potrebbe fare uno più sì, grande o più dipende giovane. Dipende da chi inviti, di cosa parli. Però no, certo, comunque come però format... è un format che non ha età. Infatti anche io se io ospite non tutti piuttosto tutti che mollare così. Però poi magari nella vita sarei troppo no, impegnato. No, però molli, esatto, quindi... cioè al momento non, ho una visione diversa. Poi okay. Magari cambierò idea, però al momento è così. Okay. Prossima, allora. Questa è stupida perché dovevo metterla in una stupida. Preferiresti mangiare solo pasta al sugo o soltanto il pane? È che sono Mark. Vabbè, però solo pane è che verrà molto meglio. Non mi piace nella... Io non mangio mai pasta, cioè... Lo so. Io non adoro né la pasta né il pane, cioè ne mangio... Tipo, preferisco il riso io. Quindi se mi dice solo riso... Allora, solo... pasta al sugo o riso? Riso. Ok. Io pane comunque contro la pasta al sugo. Tipo anche il pane. E tra pane e riso, pane. Certi tipi di panini o di focacce che mi piacciono, ma la maggior parte del pane tipo non è che non mi piace, perché poi mi piace tutto, però preferisco mangiare okay, altro. Okay. Stessa cosa per la no, pasta al sugo. No, per me il sugo. Pane può cambiare se talmente tanto. Se c'è un risotto, la pasta al sugo, preferisco sempre il risotto. Ok. E poi col riso puoi fare un sacco di cose, un sacco di ricette, la pasta al sugo è sempre quella, quindi preferisco il riso. Ok, va il bene. Riso for life. Va bene, Mark, sei stato escluso da questo video. Ultima domanda. Ok, preferiresti essere seguita soltanto da bambini o soltanto da ragazzi? Quindi puoi scegliere tipo di avere soltanto le persone, i bambini di 10 anni o soltanto i 16 anni o 18 anni, quello che vuoi. Allora, premetto che comunque... ovviamente è una cosa che non esiste, no, non mi dispiace, non allora, non mi dispiacciono entrambi i target, okay. Perché comunque noi abbiamo un target molto vasto e noi comunichiamo sia al bambino che al ragazzo, a volte anche a quelli un po' più grandi. Se dovessi sceglierne uno però forse ti direi il ragazzo, ma forse perché comunque già uno di 16 anni, anche se io sono un po' più grande, mi sento più vicina di comunicare magari ai 16 anni ai ragazzi, okay. Mentre invece capire un bambino è sempre un po' più difficile. Non lo so, lo vedo così. Più un limite comunicativo. Esatto, esatto, quindi a livello comunicativo ti direi solo ragazzi, okay. Poi vabbè, noi abbiamo un pubblico vasto, bene o male riusciamo a livello di monetizzazione non c'è paragone, 10 però anni ad esempio con se life. Io faccio le... ovviamente. Vabbè, ma io sono probabilmente il concetto, ragazzi, sotto quel punto di vista è semplice. A 16 anni magari inizi a avere tanti impegni e tante cose che ti passano per la testa nella tua vita, quindi magari ti guardi un video tipo ogni 2-3 giorni anche se un canale ti piace, mentre un bambino di 10 anni tende a guardare molto di più quello video. Che gli piace, di che siano video, che siano anime, che siano telefilm, qualunque cosa guarda lo fa molto di più perché ha più tempo libero ed è in un momento in cui nella sua testa ci sono meno cose, quindi ovviamente quando fai visualizzazioni di massa come noi che facciamo 100 milioni di visualizzazioni mensili è utile avere anche i bambini, avere soltanto ragazzi 16-18 anni, far 100 milioni credo sia impossibile in Italia, penso che poi solo a livello estero, che infatti è un gran limite anche poi dell'avere 60 allora, milioni di abitanti ovviamente, certo. Quindi no, questa... vabbè, a livello di gusto, perché ad esempio se prendo anche le live che faccio io molto spesso con dei ragazzi, yes, vi prego non iniziate a scrivere nei commenti ma io ho 10 anni e sono intelligente. Raga, infatti è quello che volevo dire. Non è, cioè, l'età non rappresenta dicevo, tutti. Che molto è una cosa per... si creano discussioni comunque anche interessanti sia con ragazzi, ma a volte vedo tranquillamente anche bambini un po' più piccoli che mi rispondono in modo molto sì, maturo. Ma... quindi, però, ragazzi. Ci sono trentenni che sono più scemi di un bambino di 10 anni. Assolutamente quindi. Sì, assolutamente sì. Quindi quello non vuol dire niente. Però, ragazzi, se dovessi fare una scelta, è più probabile a livello di possibilità esatto. Che mi trovo più vicino a comunicare a un ragazzo piuttosto che a un esatto. Bambino. Poi le eccezioni ci sono sempre. Finito. Che com'era? Difficile, sto sudando. Hai visto? Porca miseria, mi ha messo però, in difficoltà. Almeno rispetto adesso a... adesso mi insulteranno tutti. Preferiresti teletrasportarti o volare, almeno qua così metti un po' di... capito? Di questa distanza. Teletrasportarmi comunque. Lo sappiamo. Volare no. Però, secondo me è interessante. Fateci sapere se vi è piaciuto, se vi è piaciuto. Consigliatene altri, appunto, su di noi per metterci in difficoltà, eccetera, eccetera. Potrebbe essere divertente. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao ciao!